terra promessa della congregazione dei padri somaschi, il luogo di pace in questo mondo che il fondatore additò i compagni per uscire dal mondo e che ogni pellegrino può raggiungere, è Somasca. Forse non c'è santuario in Italia così improntato dalla vita di un santo. Esso sorge infatti nella valle di San Martino, evangelizzata da Gerolamo assieme ai suoi piccoli missionari e santificata dalla di lui penitenza e carità. Vi si trovano l'elegante e calda basilica con le sue reliquie, l'oratorio della Mater Orfanorum, dove di accente all'altare c'è la stanza in cui il santo veneziano spirò. L'eremo, cui si giunge salendo la scala santa, costruita da Gerolamo stesso con pietre trasportate dal lago. La via delle cappelle, che ripercorrendone i miracoli porta la valletta dove ancora zampilla l'acqua da lui fatta scaturire dalla rupe, e il castello diroccato in cui aveva sistemato l'orfanotrofio. Nel primo piazzale sta la chiesetta di Sant'Ambrogio. Somasca poi è la sede della casa madre della congregazione e di diversi istituti dove i padri vivono coi ragazzi loro affidati secondo l'esempio del fondatore. Questi non riuscì a vedere Roma, dove pure era stato invitato dal cardinal Gian Pietro Caraffa, suo antico direttore spirituale. Nel 1540 vi si recò però padre Angiolmarco Gambarana, ottenendo da Paolo III la prima approvazione della compagnia. Nel 1595 Clemente VIII fondò nell'urbe il collegio Clementino, affidandolo ai Somaschi, che ne ebbero poi il possesso, idonei a sostenere un così grave peso. Solo una lapide a Piazza Nicosia, dove sorgeva prima della confisca dello Stato italiano nel 1875 e della demolizione nel 1936, ricorda questa parte vitale e prediletta dell'ordine somasco, meta la più ambita per la formazione culturale e morale della nobile gioventù italiana e straniera, da cui, oltre a Papa Benedetto XIV Lambertini, che nel 1747 beatificò gli Emiliani, uscirono cardinali, arcivescovi, vescovi, dogi, viceré, ambasciatori e ammiragli, e dove pontefici e sovrani assistevano a celebrazioni accademiche e spettacoli teatrali. I Somaschi risultavano portati per la formazione della classe dirigente grazie alla loro esperienza educativa di tipo familiare, tesa a responsabilizzare i ragazzi. Del resto, la carità somasca non alimentava la mendicità, ma arricchiva la società, andando in ciò incontro a un'esigenza avvertita, soprattutto nel Settecento. In tempi difficili, però, anche la semplice assistenza è necessaria. Ad essa provvedono anche oggi i padri e i volontari laici di Sant'Alessio l'Aventino, con la mensa che accoglie ogni giorno decine di persone e con la distribuzione di viveri alle famiglie. La basilica nell'ultimo anno è anche divenuta un punto di riferimento per i difensori della vita. A fondamento delle opere somasche, San Girolamo pose lavoro, devozione e carità. Tuttavia, mancando la devozione, scriveva, sarebbe mancata ogni cosa. Egli insisteva pertanto affinché i suoi collaboratori si conformassero ai consigli evangelici e avessero a cuore la salvezza delle anime. Ciò vale a maggior ragione oggi. Se ama Cristo, se la compagnia starà con Cristo, scrisse San Gerolamo, si raggiungerà l'intento, altrimenti tutto è perduto.